Una proposta finalizzata ad attuare anche nella nostra regione la legge 353 del 2000, ossia la legge quadro in materia di incendi boschivi. La mozione a firma del consigliere regionale Domenico Bevacco è stata presentata presso la provincia di Cosenza, alla presenza dell'onorevole del Partito Democratico Emanuele Fiammo. Ci sono responsabilità anche regionali, le regioni devono adeguare la loro struttura. E dopodiché sono qua in quanto testimone di alcune riforme che abbiamo fatto a Roma, l'accorpamento del corpo forestale ai carabinieri e eh, i nuovi compiti per i vigili del fuoco sullo spegnimento degli incendi boschivi. Eh, e per verificare, perché un legislatore deve verificare se le riforme fatte a Roma hanno un impatto positivo o meno sul territorio. Un accorpamento, quello voluto dal governo Renzi, oggetto di numerose critiche perché le difficoltà riscontrate quest'estate nello spegnimento degli incendi boschivi hanno evidenziato come sarebbero state necessarie le competenze degli uomini del corpo forestale maturate nel corso dei decenni nei confronti di questi eventi. È possibile che alcune delle riforme che noi abbiamo fatto in questo campo, che servono ad una semplificazione del, nel campo delle forze dell'ordine o del soccorso pubblico come i vigili del fuoco, necessitino... Eh, di nuovi investimenti per esempio perché l'assegnazione del compito dello spegnimento degli incendi boschivi e vigili del fuoco non ha corrisposto ad un passaggio di, di forze che provenivano dal corpo forestale dello Stato sufficiente a, ad attendere a questo nuovo compito e proprio ascoltando ciò che è successo quest'estate noi possiamo trarre spunto per agire magari nella stessa legge di stabilità per venire incontro a questo problema. Sarà necessario una, un insieme di apporti sia a livello regionale, penso qui al diciamo, ragionamento su Calabria Verde, sia un'analisi anche autocritica su ciò che abbiamo fatto a Roma e questo faremo oggi nel convegno. La legge è stata depositata lo scorso mese di agosto dalla consigliere Dem in seguito anche e soprattutto agli incendi che si sono verificati quest'estate in Calabria e andrebbe a colmare un vuoto legislativo lungo 17 anni.